I miei genitori sono venuti via dopo la guerra nel 47, quando abbiamo perso tutto, e pertanto ho avuto una fortuna enorme che i miei genitori, avendo un'impresa, hanno potuto portare via macchinari, eccetera, e ricominciare a Treviso. Una vita a Treviso, ma Pola nel cuore. Nella giornata del ricordo, tra gli esuli istriano-giuliano-dalmati della Marca, riaffiorano le memorie di chi nel 47 ha dovuto lasciare tutto, ma almeno ha salvato la vita scampando ai massacri delle foibe. A Treviso la reintitolazione di una laterale di via Santa Bonanuova a Norma Cossetto, studentessa universitaria istriana gettata in una foiba nel 43. Poi la cerimonia commemorativa di fronte alla lapide degli esuli della chiesa votiva. Oggi ricordiamo e onoriamo le persone vittime della follia titina, delle purghe staliniane, di una pulizia etnica che ha interessato i nostri connazionali in Venezia Giulia, Dalmazia e Istria. E quindi dicevo, ancora oggi bisogna farlo, perché soltanto con la conoscenza di quanto avvenne possiamo prevenire mali che non vorremmo mai più rivedere. Per chi ha vissuto quel dramma, nonostante i tanti anni passati, il ricordo della terra natia è sempre vivo e presente. E anche la scala che va su nella sala di 300 è pietra istriana. Quindi l'Istria è veramente una terra ricca di immagini che purtroppo non abbiamo più. E per tutti il desiderio più grande è che non si perda la storia di quanto accaduto. Noi siamo della prima generazione, ma ormai siamo in via di estinzione. Però il ricordo e la verità storica, quello ci terrei che rimanesse.